Cari amici, sono Roberto di Sicilia Nascosta, itinerari poco conosciuti, e oggi vi porto alla riserva naturale del Monte Cofano a Trapani e vi racconterò la sua storia. Iscrivetevi al mio canale YouTube Sicilia Nascosta, itinerari poco conosciuti e lasciate un pollice in su, condividete il video con i vostri amici e attivate la campanella per essere avvisati per i prossimi video. Buona visione! Oggi Sicilia Nascosta vi porta a Monte Cofano, anzi nella sua riserva, e vi farà vedere il villaggio dei pescatori. Buona visione! La riserva naturale orientata del Monte Cofano si trova all'estremità nord della Sicilia, nel territorio del libero consorzio comunale di Trapani tra il comune di San Vitolo Capo e Custonaci. Istituita nel 1997, la riserva del Monte Cofano è un'oasi naturalistica di selvaggia bellezza, che nasconde mille tesori e riserva molte sorprese a chi decide di visitarla. Il paesaggio della riserva di Monte Cofano è dominato dagli elementi naturali, ma nel territorio ci sono presenti anche tracce lasciate dalle attività umane nel passato, che attribuiscono a questo lembo di terra siciliana valenza non solo paesaggistica ma anche culturale. In tempi più recenti, le vestigie dell'uomo le possiamo ritrovare nei resti della tonnara del Cofano, stabilimento collocato di fronte allo scoglio dello scialandro, utilizzato per la cattura e la lavorazione del tonno rosso del Mediterraneo. Nei pressi dell'antica tonnara si trova la torre della tonnara del Cofano, costruzione che faceva parte del sistema di torri di avvistamento delle navi saracene, che erano distribuite lungo la costa siciliana. Questa torre ha un'architettura unica in tutta la Sicilia, per la sua struttura a tronco di piramide a pianta quadrangolare stellata. Acquistata dal Demanio nel 2006 e in seguito restaurata, la torre è aperta al pubblico dal 2010. Da questo villaggio di pescatori si gode un panorama eccezionale sul Golfo di Bonaggia. Vedi da San Vito lo Capo alla distesa della riserva dello Zingaro. Le coste della riserva del Monte Cofano sono lambite da un mare contaminato e cristallino, con piccole spiagge che si alternano a deliziose calette, con acque trasparenti e cristalline. Queste coste, in alcuni tratti, presentano piattaforme carbonatiche, formazioni tipiche del Mediterraneo, simili alle barriere coralline, il cui sviluppo è dovuto all'azione di alcune specie di molluschi marini. Questa biostruttura sono importanti indicatori dell'ottima qualità dell'acqua. La flora e la fauna di Monte Cofano è molto ricca. Potete trovare dei fiori meravigliosi e molte specie di animali. Spero che il mio racconto di Sicilia Nascosta vi sia piaciuto. Al mio prossimo video. Ciao!